Samsung Galaxy S9 e S9 Plus presentati ieri. Abbiamo un design che è rimarca ed è praticamente identico a quello di Samsung Galaxy S8. Abbiamo le vere e proprie migliorie solo per quanto riguarda la fotocamera. In questo caso abbiamo una doppia fotocamera, abbiamo un sensore con obiettivo telescopico e un altro con wide angle. Andiamo a vedere subito il funzionamento. È stata ottimizzata per avere sempre un'immagine nitida e luminosa, infatti viene scattata di giorno un'immagine con apertura stretta, mentre di notte abbiamo uno scatto con apertura ampia dove vengono scattate ben 12 foto per ottimizzare la luminosità, come una sorta di esposizione lunga. Una delle più pubblicizzate features di questa nuova fotocamera è effettivamente la modalità emoji, che andiamo a vedere fra un attimo. Abbiamo visto una dimostrazione poco fa, è possibile creare un emoji di se stessi. In questo caso stiamo guardando un emoji di Fabiano, direi poco fluida, infatti vedete che i movimenti non sono proprio così precisi. Possiamo utilizzare una sorta di animoji come quelle che vediamo su iPhone X, solo che qui è stata aggiunta ad esempio la possibilità di utilizzare Topolino, ma insomma niente di così importante. Altra feature degna di nota è la modalità, se riesco ad impostarla, super slow motion, che riesce ad arrivare ai 960 frame per secondo, a differenza di iPhone che arriva a soli 240, quindi avremo un'immagine molto più fluida con un rallenti maggiore, comunque molto definito, molto luminoso. Passiamo un attimo alle specifiche tecniche di questo nuovo dispositivo. Display always on, nel senso che resta praticamente sempre acceso, infatti possiamo notare la comparsa di orario e informazioni simili come ad esempio la data, perché non abbiamo un alto consumo di batteria, in quanto sul display AMOLED di questo genere un pixel nero è in realtà un pixel spento. Abbiamo un display con diagonale da 6,2 pollici, non considerando invece i bordi siamo a 6,1. Invece per quanto riguarda il processore abbiamo un octa-core con tecnologia a 10 nanometri, 6 giga di RAM, memoria interna da 64 GB, espandibile fino a 400 tramite memoria micro SD, mentre per quanto riguarda la batteria abbiamo un 3500 mAh dotato di ricarica wireless. Nuove features per quanto riguarda anche la fotocamera: ancora abbiamo Bixby Vision, che è un assistente virtuale che tramite la realtà aumentata riesce a darci informazioni ad esempio sul cibo, l'apporto calorico o altre informazioni simili, mentre per quanto riguarda l'audio, anche in questo caso confermato un impianto audio Dolby Atmos, quindi suono immersivo simile a quello del cinema nelle sale dotate di questo tipo di tecnologia. Quindi in sostanza pochissime novità, la fotocamera è la vera rivoluzione di Samsung Galaxy S9.